Moltissimi amici in Roma, Milano e altre Italia, ma anche in Europa, mi chiedono: ma tutte quelle bellissime foto che posti durante l'estate, come si chiama? Si chiama Stintino, oggi ci troviamo a Stintino e volevo farvi vedere cosa si può comprare a Stintino con una fascia di prezzo che va tra i 160 e i 200.000 euro. Tanto seguitemi. Intanto non vi ho detto dove siamo, siamo nella località di Punta Negra, siamo nella fascia costiera appena prima, guardandola dalla barca di quella che è l'Ancora e la Pelosa, e adesso vedrete cosa vi presento. Intanto benvenuti in questo appartamento, come dicevo, nella località di Punta Negra. Una peculiarità è sicuramente gli spazi. Stintino è stata costruita tra gli anni, fine anni 80, anni 90, tutta questa parte costiera che poi va arrivare fino a quella che è Capo Falcone. Immediatamente l'attrattiva è questa. Quello che tutti ci chiedono a Stintino, mediamente, ma li capiamo, immaginiamoci non sardi che vengono qua, che magari vengono da un posto montano, dalla montagna, o comunque dalle colline, dal verde, dalle pianure, e non vedono mai il mare, immaginiamoci, è qua per noi abbastanza normale, ma una terrazza abitabile, degli spazi esterni, come questi cortili, questi giardini privati che veniamo davanti, sono tutto quello che si può richiedere a una località come Stintino. Mare cristallino, qua abbiamo un quadro naturale, molto spesso quando facciamo le visite è una cosa che viene interpretata non in maniera molto emozionale, ma vi posso garantire che vedere questo spettacolo durante la giornata è un quadro che cambia colore. Vedete l'acqua che cambia colore, adesso la vedete un po' increspata, la mattina prestissimo all'alba, con l'alba che qua di fronte, la sera col tramonto diventa una laguna, e la notte prende, diciamo, prevale l'aspetto ovviamente delle luci, non c'è tanto inquinamento visivo, abbiamo le luci che ci tengono compagnia delle tante barche che già si vedono in rada, tra qua e quella che vedete davanti è l'isola Piana, e quella ancora dietro più grande è l'isola Parco dell'Asinara. Già questo è tutto parco davanti a noi, e una caratteristica distintiva è proprio la torre della Pelosetta che vedete anche dalle immagini dall'alto. Quindi sicuramente le tre cose che non devono mai mancare, che ci richiedono sempre e spessissimo, sono spazi esterni abitabili, vicinanza al mare e soprattutto vista mare. All'interno una peculiarità, per esempio, che ha questa casa che moltissimi non hanno e a volte sottovalutano, è non tanto la zona living, che può essere ritrasformata in chiave differente con una terrazza, con una vetrata scorrevole che guarda al mare, con le dovute autorizzazioni, ma qua, a differenza di tantissime case, abbiamo due camere matrimoniali, che per una casa al mare è rarissimo. Ci sono 400 appartamenti qua nella zona di Punta Negra e moltissime non hanno la seconda camera da letto, la devono ricavare. Qua invece abbiamo una camera matrimoniale completa, grande, spaziosa. Siamo sul primo e ultimo piano, quindi abbiamo un'altezza di volumi veramente generosa, e questo ci dà, può essere eventualmente soppalcata, ma comunque ci dà un'idea di spazio. E alzarsi la mattina e o leggere un libro e svegliarsi con questo panorama, signori, è tanta roba. Qua si compra un'esperienza, non si compra tanto una casa. Tra l'altro Stintino nel 2005, 2007, 2008 aveva dei prezzi che erano estremamente più alti di quello che oggi vi sto facendo vedere, e non è detto che in futuro, quando domanda e offerta inizieranno ad equilibrarsi, questo possa ritornare ad essere il valore di questi immobili. Qua abbiamo ovviamente il bagno, il servizio finestrato, anche quello non poco, e questa è la seconda camera matrimoniale che guarda invece la parte interna. Siamo sulla schiera al comparto 4, in fila caposchiera praticamente della palazzina, della schiera appunto, e qua dietro avete potuto vedere anche quello che è il giardino di proprietà, con un patio copribile con la tenda solare, non con delle strutture, ovviamente con delle strutture amovibili, per la sera festeggiare con dei barbecue con la famiglia, per chi avesse piacere. Vi faccio vedere un po' in lontananza, al di là di questo bellissimo appartamento che potrete così far vedere voi colleghi a tutti i vostri amici e conoscenti.
le parti di Stintino, per parlare un po' di valori più apprezzate, anche se negli ultimi 15 anni, 10 anni hanno calato un attimino il loro valore, è la zona che vedete là, le punte dell'ancora, che è un altro diciamo piccolo porticciolo che è dove partono un po' tutte le escursioni verso appunto la Sinara con la barca o il catamarano, spettacolari per chi dovesse volerlo fare, si mangia a bordo, una cosa stupenda. E le ville a ridosso di quella zona che l'ancora sono quelle diciamo mediamente più vendute a buon prezzo, parliamo di compravendite che possono andare dai 400 ai 550-600 mila euro. Un po' più avanti, nella proprio a ridosso della Pelosa, invece abbiamo delle case che non guardano tanto il mare, perché non è una collina, un po' più pianeggiante, abbiamo una vicinanza al mare disarmante, perché sulla mano in spalle si arriva a case anche abbastanza grandi, e lì potete trovare delle case da ristrutturare, stiamo parlando, intorno ai 500-600 mila euro, laddove che superano anche i 200 metri quadri con una porzione di giardino. È ovvio che dovete poi investire per ringiovanire e ristrutturare queste case, che comunque le comprereste in questo momento al prezzo veramente un po' come se giocasse nei titoli finanziari nel momento più giusto, perché poi andranno nel momento dei prossimi 10 anni andranno sicuramente a riprendere il loro valore. E la parte poi invece più dove inizia a cambiare un attimino la morfologia del terreno, la parte alta, che è la parte appunto di Capo Falcone, caratteristica la pietra dello scisto argentata che caratterizza Stintino, e quella parte là praticamente è una casa, c'è un comparto là dietro abitato che guarda il mare di fuori e il mare di dentro, e lì gli immobili sono venuti ai prezzi più alti, perché era è un comprensorio abbastanza esclusivo in una zona eccellentemente panoramica. Non sono presenti vendite che possono superare magari il milione o sovrastarlo. Qualcuna c'è stata recentemente, ha fatto molto chiasso, ma diciamo Stintino mercato, diciamo, dei valori che va più di quelle 40-50 vendite all'anno, sono mediamente immobili, appartamenti o pochissime ville, ma non tanto quanto perché non le comprino, ma anche perché poi c'è anche dal punto di vista delle ville poca offerta, non c'è tantissima offerta. Quando si presenta l'occasione, infatti, se non si spara troppo in alto col prezzo, si riesce tranquillamente a trovare il proprio cliente. Stintino è tutto, continuate a seguirci. Oggi vogliamo parlare di questa bellissima zona, visto che l'estate è così iniziata e fa caldissimo, infatti vedete l'abbigliamento. E da Stintino appunto è tutto, e al prossimo vlog, ciao!